La campagna elettorale per le amministrative è sicuramente una campagna elettorale più affascinante delle politiche, lei è d'accordo? Certo. Noi siamo con Rosa Livetti, candidata, non è una new entry perché ormai è un'esperta, perché è già stata assessore a Cervino, adesso ci riprova con Maddaloni nel cuore, candidato sindaco Andrea De Filippo. Sì. Ma Maddaloni nel cuore, ma siamo sicuri che sia veramente nel cuore della gente Maddaloni? Lo è, Maddaloni è nel cuore di tutti. Il punto è che le persone stanno cominciando a perdere, forse non ci credono più, ma per una serie di motivi, quelli che conosciamo tutti ormai. Non è più la nostra bella Maddaloni, non è più Maddaloni di quella brillante che noi abbiamo conosciuto per il passato, la Maddaloni ricca di storie, di arte, ricca di storia, di arte, di cose belle, di gente allegra, di attività, di commercio, non è più quella Maddaloni. La Maddaloni del villaggio dei ragazzi? Del villaggio dei ragazzi, di Don Salvatore, che secondo me, poveraccio, si sta girando la sciarpa di seta attorno al collo? Sicuramente, e quindi penso che sia arrivato il momento di dire basta a tutto questo. Ma cosa è successo a Maddaloni? Maddaloni non si vive più. Maddaloni purtroppo non è più una città amministrata, è una città allo sbando, una città che non ha più punti di riferimento, non ha più niente. E quindi adesso ha bisogno di persone capaci come Andrea a sindaco, e non solo come sindaco, che sicuramente sarà il punto di riferimento per tutti, ma anche di una squadra di cui mi auguro Andrea riuscirà a contornarsi, di una squadra che lavori bene, che faccia una progettualità adeguata, perché è quello che manca, i progetti e quindi il lavoro, quello vero, e che si faccia insieme un lavoro di squadra per cominciare a raggiungere gli obiettivi. Perché quando si fanno i progetti e si lavora e sono lì, nel momento in cui c'è il bisogno di presentarli, ci devono essere, perché non possiamo fare sempre gli ultimi, adesso dobbiamo cominciare un attimo a bruciare anche le tappe. Lei si è presentata anche alle altre elezioni, vero? Con una lista? Io non c'ero, ma c'era la lista della periferia. Sì, sì, la periferia si ribella l'anno scorso. Perché a lei è questo interessa, la situazione, le condizioni della periferia. Sì, sì, perché adesso diciamo che è diventato un po' il nostro motto, no? Non dobbiamo più fare differenza tra città e periferia. Assolutamente. Però purtroppo la città c'è la differenza, la città continua, anche se c'è la differenza. Lei conosce, no? La nostra zona periferica, parlo di via Cancello, via Lamia. Cioè, l'area che porta fuori Maddaloni. E tutte le volte che penso a un'area che porta fuori Maddaloni, automaticamente per associazione di idee, indovini un po' a cosa penso? Penso a quello scandalo tutto italiano che il collettore ex Casmet. Lei ci pensa mai? Ci pensa mai? Quando si inonda? Purtroppo io ci passo tutti i giorni, perché è lì che abito, proprio vicinissimo alla zona dove tra l'altro è il punto critico di questo allagamento. E ci ho pensato quando ero presidente dell'associazione presente sul territorio di via Cancello, la Forza del Cuore, con la quale abbiamo chiesto all'ex sindaco all'epoca di San Felice Pasquale De Lucia un tavolo tecnico dove sono stati invitati tutti i sindaci per cercare di capire perché questo problema, che è un cavallo di battaglia di tutti ancora oggi, cavallo di battaglia elettorale, e purtroppo questo è un problema che non è mai stato attenzionato nella maniera giusta, e quindi è sempre andato indietro, cioè quindi la situazione è sempre peggio. E questo tavolo siamo riusciti ad averlo, e guarda caso a questo tavolo mancava proprio il sindaco all'epoca, Rosa De Lucia, non era nemmeno venuta a questo tavolo tecnico, forse per io non mi meraviglio, chissà perché, non mi meraviglio che non ci sia stata Rosa De Lucia, ma non mi meraviglierei neanche se non ci fossero stati altri sindaci. Il mio discorso non è relativo a Rosa De Lucia. No, infatti anche altri non c'erano, era l'unica, ecco, non voglio dire, in genere non si va laddove non conviene. È chiaro che non mi riferisco esclusivamente a Rosa De Lucia, no, pur non legandomi a lei nessuna particolare amicizia dovuta al fatto che non rispettava mai gli appuntamenti che prendeva con me come giornalista. Devo dire che
la delinquenza sta altrove, sì. Voglio dire, Rosa De Lucia avrà avuto i suoi problemi, avrà fatto i suoi sbagli, ma essere delinquenti significa un'altra altro. Cosa, non certamente. No, no, questo ci tengo, sì, questo sì. Ci tengo a dirlo. A quel tavolo e a tavoli così importanti, purtroppo, sono sempre assenti, anche a volte quelli che sono presenti non riescono ad andare al di là del proprio naso. Ora si tratta di chiederci perché, per convenienza, per incapacità, per indolenza, per incompetenza. Per incompetenza. Allora, io le dico, mi chiedo e le chiedo, se si è, si riesce ad essere consapevoli della propria incompetenza? Secondo me no. Cioè, allora voglio dire, se io non riesco ad essere consapevole della mia... C'è una presunzione, intendo, esatto. No? Voglio dire, c'è una presunzione di fondo, esatto, che non dà... c'è la presunzione di fondo. Questo era il mio... sì. E allora io le dico e le chiedo, la presunzione di fondo di un individuo o di una signora quando decidono di candidarsi a sindaco, sì, soprattutto a sindaco, non sono delle caratteristiche negative? Certo. Certo. È possibile mai che queste caratteristiche negative arrivino nell'immaginario collettivo soltanto il giorno dopo? Sì. Dice lei, siamo condannati a questo? Per questo io ci sto mettendo la faccia e mi sto mettendo in gioco con tutta la passione e tutta la voglia di fare, perché mi auguro che insieme a me, ovviamente al di là di quello che sarà il risultato personale, ma il risultato che poi arriverà per gli altri, mi auguro che siano persone che invece avranno le giuste competenze, che riescano veramente a metterci passione, cuore, volontà, veramente di stare vicino alle persone e anche di seguire progetti tipo questo che vanno seguiti. Cioè, questi sono progetti che devono essere presi, seguiti e portati anche a termine, perché oggi basta, cioè non se ne può più, non si può vivere così nel terzo millennio, secondo me è una cosa che non si vive più. Maddaloni è una città bella, è una città interessante, sì, è una città vivace. Su questo suo modo di essere è come se una volontà perversa avesse steso una cortina fumogena. Quindi questo si è dichiarato soprattutto con l'incapacità a dare una maggioranza piena ad un sindaco anziché ad un altro nella competizione elettorale di un anno fa. Sì. Noi oggi ci auguriamo che le cose siano cambiate, che i maddalonesi siano entrati in una dimensione di nuova consapevolezza che necessita, anche alla luce di questo impasse che c'è a livello nazionale, sì, di questo, sì, quello anche poi alla è, luce sì. di questo. Sì, sì. Voglio dire, ecco, quando non tutto avviene per caso, no? Certo. Per quanto riguarda il riflesso negativo di questa cosa a livello di Maddaloni, io penso che potrebbe avere il giusto effetto, quello di spronare a dare un consenso pieno oppure una bocciatura piena ai diversi candidati. Ma l'importante è che Maddaloni con questo voto torni a riappropriarsi del ruolo che poi nel tempo ha sempre ricoperto. La politica a Maddaloni si è fatta sempre. Sì. Devo dire anche grazie alla presenza di Don Salvatore D'Angelo, certo, e a quello che ha rappresentato. Veramente. Quella era una politica che a Maddaloni portava beneficio, certo, e portava, mo ci vuole posti di lavoro, ma quelli erano concreti. Sì. Voglio dire, no, altri magari lo sono meno, altri lo sono meno. Sì. Oggi poi che la politica del lavoro dovrebbe essere prioritaria, ma per tutti, per qualsiasi assessore, la base di qualsiasi discorso, di sì, qualsiasi assessorato, di qualsiasi carica, la politica del lavoro, ma non è così. No, non no, è così. Perché ci sono purtroppo promesse, allora ancora oggi siamo alle promesse. Le promesse del posto di lavoro, le promesse ancora, ancora oggi ed è sì. Ma ancora questo, oggi ancora si promettono posti di lavoro? Certo, e anzi si promettono addirittura proprio indotti grossi di lavoro con il costruire fabbriche magari. No, mi faccia capire bene. Sì, ci sono. Allora, ci sono promesse di posti di lavoro, certo, e addirittura
di, si possono creare delle strutture dove ci saranno posti di lavoro per tanti, commerciale per caso, magari anche un altro, non lo so, comunque no, una struttura al cui interno sì, ci sono posti di lavoro. Ah, sì. E c'è, ci sono candidati sindaci che promettono questo? C'è qualche candidato sindaco addirittura sta facendo promesse del genere, o comunque la persone che appartengono alla squadra di quel candidato sindaco, quindi io a questo punto approfitto per lanciare certo, un appello a questi, a queste persone che stanno facendo queste promesse, certo, perché già che le persone possono avere sicuramente problemi, ma non sono stupide. Allora io vorrei, uno, che le lasciassero stare, proprio non andassero fino in casa a prendere in giro le persone buone che escono di mattina e vanno a trovare il da fare per mettere la sera il piatto in tavola, perché oggi è difficile per tutti, ma di più voglio dire, voglio chiedere a queste persone, il 10 giugno si vota, Andrea De Filippo sarà il sindaco di Maddaloni, io su questo non ho dubbi e me lo auguro e sono certa, perché tra l'altro l'unica persona capace di poter riportare di nuovo Maddaloni a brillare, perché adesso ormai questo è l'ultimo treno, no? È l'ultima chance che abbiamo. Anch'io. E quindi io chiedo a queste persone, collaboriamo. Allora, voi oggi siete candidati a sindaco, consigliere o quello che sia. Cerchiamo di fare una collaborazione. Quando sarà? Non bisogna essere sindaco per creare posti di lavoro. Se hai la possibilità di creare un posto dove tu sai di poter prendere delle persone a lavorare, facciamolo lo stesso dopo. Allora, Andrea De Filippo sarà sindaco. Chi sta facendo queste promesse, se ha la possibilità, perché a quanto pare ci sono le possibilità per fare certe cose, facciamole lo stesso, perché non farle? Mi sembra molto intelligente quello che lei sta dicendo e soprattutto mi sembra anche molto concreto, per prometterlo, cioè io non prometto, promettendo no, dimostro di avere la possibilità di esaudire qualsiasi desiderio, sì, quindi significa che questa persona, queste persone possono contare su finanziamenti tali già da adesso, perché altrimenti non potrebbero promettere, ah, no, perché no, starebbero truffando certo, tutti, certo, quindi vuol dire che queste persone possono contare su finanziamenti tali fin da ora, che per la costruzione di strutture al cui interno ci possono essere diversi posti così di lavoro. Pare. Allora, se hanno queste possibilità oggi, senza alcuna condizione, dovrebbero, visto che noi dobbiamo credere che loro siano mossi da passione civica, eccetera, eccetera, la passione civica, dovrebbero mettere a disposizione del popolo le loro competenze prima e anche queste possibilità dopo. Se invece il tutto è condizionato da un voto, queste persone devono dar conto di quello che fanno perché stanno truffando. Sì. E allora noi ci, anzi io la ringrazio di questo, la ringrazio davvero, ne farò il mio personale cavallo di battaglia indipendentemente dal colore politico che mi interessa poco e niente, però io credo che le comunità abbiano il diritto di non essere prese più in giro, sì, perché qua ci sono degli scandali ventennali, noi abbiamo parlato del collettore ex Casmes, possiamo parlare anche del CAB, del consorzio Runtco di bonifica, della, ma voglio dire, quelle ma di che cosa parliamo? No, appunto, ci sono sì, politici, consiglieri regionali, ci sono tutti coloro che sono passati su questo territorio di terra di lavoro, hanno sposato apparentemente la causa e praticamente si sono separati dalla causa il giorno dopo. Adesso abbiamo candidati sindaci che sostengono di poter essere in grado di dare posti di lavoro, devono dimostrarlo adesso, sì, cioè queste strutture devono cominciare adesso, esatto, a nascere, anch'io indipendentemente da chi sarà il sindaco, certo, sì, perché altrimenti queste persone non vogliono il bene della no, città, assolutamente vogliono no, il bene proprio, esatto, e di qualche altro, esatto, evidentemente, sì, però io non credo assolutamente che sia giusto e lecito fare dichiarazioni del genere, no, perché prendono in giro anche la stampa che è costretta a riportare le loro dichiarazioni e loro questo lusso non se lo possono consentire, perché io giornalista non mi consento il lusso di prendere in giro gli altri. Non vedo perché dovrebbero farlo. Infatti, io sono pienamente d'accordo con quello che sta dicendo lei ed è proprio per questo che
ho detto, è venuto, perché poi sono molto spontanea come persona, quindi sono molto reale. Ed è giusto che sia così. E quindi io ci credo, mi sono avvicinata alla politica perché ci credo, credo che la politica può dare, è uno strumento che se usato bene può aprire tantissime porte, poi ci sono le competenze, ripeto, a ognuno il proprio lavoro, quindi e sono sicura che se si fa nel modo giusto, finalmente riportiamo il nome di Maddaloni a rifiorire. Le volevo chiedere una cosa, sì. Visto che lei ha già esperienza come consigliera, come assessore, una volta eletta, questa volta, c'è un settore della vita pubblica al quale lei vuole dedicarsi in particolar modo? Sì, allora innanzitutto mi auguro che il risultato ci sia, che le persone capiscano veramente che chi vuole fare per il nostro posto, chi vuole rappresentarli e quindi poi dopo mettersi al lavoro. Se parliamo della zona in cui io vivo, quindi della mia periferia, ci sono tante cose da fare. Partiamo, come dice Andrea, cita la famosa frase di San Francesco, spesso lo fa, ed è una frase bellissima, io la condivido appieno, partiremo dalle piccole cose. La periferia ha bisogno, così come la città, ripeto, non dovremmo fare questa differenza, però in questo caso io dovrei rappresentarla, per cui comincerò proprio ad essere da collante, no? Tra noi e chi ci amministrerà. Quindi lei si vorrà dedicare soprattutto alle periferie? Soprattutto alla nostra zona, anche se non sarà l'unica, perché comunque sarò un consigliere e farà parte, sempre ammesso che, di una squadra che dovrà lavorare, ecco, per la città, però porrò più attenzione ovviamente per le zone dove, e rispondo alla sua domanda, manca la PC. Praticamente noi abbiamo tanti bimbi, io ne ho una, sono mamma, una bimba di 9 anni, e a volte quando mi chiede mamma usciamo in bicicletta oppure mamma, lì non possiamo farlo, a noi mancano le cose che per altri possono essere banali, una piazza, un luogo di aggregazione, un luogo vivibile, un marciapiede, qualsiasi cosa, cioè manca tutto, tutto, non c'è e niente. E quindi lei avrà un bel po' da fare, un bel po', ma quantomeno ad essere lì a ricordarlo a chi, ovviamente poi ripeto come prima, le competenze, certo, saranno persone che mi auguro ci daranno una mano, e con interventi giusti per cercare di cominciare ad attenzionare e quindi a fare qualcosa per risolvere piano piano i piccoli problemi che ci sono. Le persone anziane, bambini, lì, certo, sono un luogo vivibile per tutti. Vivibile. Se lì non a misura hai, d'uomo, allora, si dice, no? A misura d'uomo, di bambino, di persona. Se in quelle zone nonno, tu non hai non sei, per esempio, automunito, nel senso che non guidi, ecco, diciamola proprio. Sei sepolto vivo, dico io a volte, parlando con qualcuno. Mi dica una cosa, lei si è mai chiesta se questo suo trasporto verso la politica sia una vera ed autentica passione o soltanto un interesse affascinante? Interesse non credo, per me è nata... No, interesse non nel senso... No, mi interessa in generale la politica perché, come le dicevo prima, secondo me è uno strumento che usato bene può fare tanto. La passione quella è nata forse in me, essendo io legata molto, un legame di sangue con un politico che è stato sindaco per 20 anni, parlo di Carlo Piscitelli, che è stato sindaco a Cervino, quindi io sono cresciuta, si può dire, con lui, quindi ho seguito un po' quindi già ha assorbito, da piccola. Sì. È un'eredità e familiare, c'è qualcosa, sì, io dico che c'è qualcosa, c'è sempre qualcosa, e passione quella sicuramente, c'è sempre qualcosa che spiega quello, sì, che facciamo, e in secondo me trasporto. Quello, sarà quello, perché per me al di là di tutto è stato un grande uomo politico, sì, veramente era un grande stato politico, un buon, e quindi sarà anche quello. Ripeto, io sono fiduciosa e mi auguro di riuscire a raggiungere il risultato, no?
e se dovesse succedere poi dimostrerò con i fatti quello che oggi guardi che poi dicendo. Noi non buttiamo mai via le interviste, poi glielo rinfacciamo, no, adesso poi glielo rinfacciamo. Senta, no. Una cosa che mi interessa, la sua bambina ha 9 anni, sì. Quindi non è piccolissima, no. E lei che cosa ha detto alla sua bambina di questo suo, di questa sua passione, come gliela ha raccontata? Lei segue questa vicenda insieme alla mamma, infatti ne parlavamo ieri sera, perché lei ha detto che quando ci sarà il comizio vorrà chiedere al sindaco, tu mamma lo posso fare, posso chiedere al sindaco se mi fa una piazza? Perché io tutti i giorni ti chiedo di uscire con la bicicletta e tu mi dici di no, ecco. Perché abbiamo comprato la bicicletta? Però potreste anche adottare quello che hanno tanto tanti comuni, fare il consiglio comunale dei piccoli. Perché no? Questa è una bella cosa. E poi io l'ho chiesto, ho detto Arianna, mamma si candida, che dici? Allora io lo chiedo a te, perché poi un po' di tempo mamma te lo tira via. Lei ha detto mamma sì. Perché tu ci devi aiutare, tu devi fare tante cose, ci devi togliere la spazzatura, lei è convinta che la mamma farà tutto. Quindi, sì. Sarà subiudice quotidianamente, sì. Esatto. Perché avrà sua figlia che punterà il dito. Certo, sì. Non la invidio, perché sono i peggiori giudici. È vero, bambini sono... Senta, l'ultima cosa, candidata Rosa Rivetti. Ma il confronto pubblico magari con questi sindaci, queste persone che promettono i posti di lavoro, non ritenete di doverlo fare? Magari. Ma glielo avete proposto? Questo non lo so, su questo mi trova preparata. Personalmente no, però mi informerò su sta cosa e magari penso farò che sia una il caso. Proposta. Ma sì. Penso che sia il caso, sì, noi sì. Ci rendiamo disponibili per registrare. Magari, va perché bene. Sì. Sì, è una cosa, io penso si possa fare, non so se tutti accetteranno. Vabbè, questa però, cosa. Però voglio dire, la comunità, la gente ha bisogno di vedere, di toccare con mano, di ascoltare le differenze, di farsi un'idea chiara prima di andare alle urne, quindi venir meno ad un invito del genere, sottrarsi, non depone bene. No, infatti non sarebbe da sciocchi. E allora cominciamo a chiederlo, no? Perché no, sì. E allora ci diamo appuntamento qui? Perché no, va bene. Va bene? Va bene. Per adesso lo diciamo in bocca al lupo? Come si dice? Viva il lupo.